Gentili ascoltatori, buonasera in studio Massimo Bonella in sostituzione ad Antonella Intranori e Ugo Lombardi per la conduzione di Osservatorio Antimafia, qui dal circuito RST Radio Sirius Televisione online, radiosirius.it, il sito internet. Sono le 22:01, siamo in diretta oggi, mercoledì 15 febbraio. Dunque, iniziamo subito con la rassegna stampa della testata antimafia2000.com, che noi facciamo sempre riferimento come emittente Radio Sirius. Ci appoggiamo alla testata, ecco, lo ricordo, ci appoggiamo alla testata per quanto riguarda la parte informativa della redazione di Radio Sirius, la testata pianetologitv.net. E dunque, dicevo, iniziamo allora con l'approfondimento giornalistico, questo settimanale dal titolo Osservatorio Antimafia. Dunque, vediamo in home page cosa troviamo al sito, lo ricordo ancora, antimafia2000.com, 2000 scritto in lettere. Dunque, omicidio Agostino, la Procura Generale avoca l'inchiesta di Antimafia 2000, una nuova speranza nel ricordo di Attilio Manca, di Aaron Pettinari. Qui abbiamo anche il video, il giorno del 13° anniversario, la certezza a Roma si indaga per omicidio. Poi Gotha ha chiesto il processo per il senatore Caridi o Caridi di Antimafia 2000, a seguire Pagliani. Non colpevole ma consapevole di Sara Donatelli, ecco perché non c'è alcuna macchina del fango contro Pagliani, soprattutto da parte del PM Marco Mescolini. Il TG Porco è tornato, ritorna dunque il telegiornale di Sabina Guzzanti, si chiama proprio così, avete capito bene, il TG Porco. Qui abbiamo il video che lo collegate cliccando nella homepage di antimafia2000.com, ecco, e quindi diffondete a tutti questa nuova produzione di Sabina Guzzanti. No, primo, ma bensì primissimo piano nella homepage di Antimafia 2000 online abbiamo attentato a Di Matteo, chi e perché vuole uccidere il PM di Palermo. Questo è evidenziato in rosso con la fotografia del volto del magistrato di Palermo, appunto Nino Di Matteo. Attentato a Di Matteo, chi e perché vuole uccidere il PM di Palermo. E quindi qui trovate tutta quanta dunque l'approfondimento a cura del direttore di Antimafia 2000 di questa testata molto importante di Palermo, che è Giorgio Bongiovanni. Poi altre notizie in rilievo, dunque abbiamo ad esempio è stato mafia in scena l'autodifesa di Nicola Mancino, al processo trattativa le dichiarazioni spontanee, poi Stato mafia Riina ci ripensa e non risponderà ai PM, Pablo Escobar e gli stati narcomafie, che altro resta da scoprire di Giorgio Bongiovanni. Poi ancora altri articoli che sono sempre in primo piano, che praticamente sono a rotazione, voi non occorre che toccate niente, girano da soli e quindi poi alla fine cliccate quello che più vi interessa. Ecco, io ne ho ricordati alcuni. Dunque, andiamo avanti nella categoria di Mafia News. Fine indagato per riciclaggio, incontrò il re delle slot già nel 2004. Poi a seguire abbiamo dalla cronaca, passiamo al Focus: riforma magistratura onoraria, Barcellona posto di Goto non ci sta, di Luciano Armelli Lapichino. Poi a seguire Nebrodi, 9 fermi, minacce a contadini e allevatori. Passiamo alla rubrica Terzo Millennio, il ambiente, il tumore fa strage di bambini nella terra dei fuochi, e qui purtroppo è una piaga davvero infinita. Estero, Messico, narcoguerra, ucciso boss cartello Beltrán Leyva. Poi a seguire ancora crisi, per quanto riguarda il settore della crisi, gli italiani si rovinano mentre i privati lucrano, così siamo diventati il paese delle slot machines. Scusate.
Le opinioni, Ustica, l'82esima vittima di Graziella Proto. Società, mi chiesero di uccidere Manca. Nuove clamorose rivelazioni sulla vicenda dell'urologo barcellonese di Nuccio Anselmo. Qui c'è anche il video. L'Ndrangheta e i giovani di Nicola Tranfaglia. Vediamo se abbiamo delle ultime ore. Dunque. Ci sono delle ultime ore, che trovate sempre nella homepage di antimafia2000.com. Stavo leggendo il caso Cookie, che però mi è sfuggito. Vediamo se riusciamo poi a ritrovarlo. Intanto me ne ricordo altri: mafia, rischio, scarcerazione, boss, giornata vittime mafia. Poi Attilio Manca e l'ombra di Binnù, poi ancora Cucchi chiesto processo per 5, vediamo se riusciamo ad aprire, qui ci sono dei problemi tecnici da parte nostra, non certo del sito. Dunque eccolo qui, Cucchi chiesto processo per 5 carabinieri, 3 accusa omicidio preterintenzionale, 2 per calunnia e falso. Dunque, andiamo a leggere un attimo. Roma. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio dei 5 carabinieri coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 nell'ospedale Sandro Pertini. Per i 3 militari che arrestarono il geometra il 15 ottobre precedente e ritenuti autori del pestaggio, l'accusa è di omicidio preterintenzionale e abuso di autorità per aver sottoposto il ragazzo a misure di rigore non consentite dalla legge. Ad altri 2 carabinieri i reati sono contestati, i reati di calunnia e di falso. Bene, vediamo se abbiamo altre cose interessanti da potervi dare. Nel frattempo vi ricordo che questa è Radio Saius TV, non a caso dico TV perché è anche emittente televisiva internet. Questa è la trasmissione settimanale di approfondimento Osservatorio Antimafia, che normalmente viene condotta da Antonella Intranò e Ugo Lombardi. In questo momento li sto sostituendo io per dei problemi. Precedentemente Spazio Aperto è stata sempre, diciamo, sostituita da sottoscritto, dove avete potuto ascoltare una importante testimonianza della signora Larissa dell'associazione Nova Armonia, che praticamente racconta cosa sta succedendo in alcune regioni dell'Ucraina. Praticamente stanno bombardando alcune città, quindi vengono presi di mira obiettivi civili, gli stessi civili. Abbiamo ascoltato alcuni episodi che ci spiegava la signora Larissa, che fanno veramente, veramente prendere paura, insomma, ecco. E purtroppo non se ne parla, non se ne parla in quelle che sono le testate nazionali, o se ne parla in maniera molto blanda. La situazione è gravissima, lì muoiono anche bambini, insomma, persone anziane. Ci sono stati diversi casi che abbiamo anche in una intervista televisiva raccontato, un'intervista televisiva fatta sempre alla signora Larissa, realizzata in una località del nord dell'Italia che per motivi di sicurezza non vi diciamo. Ecco, dunque adesso siamo appunto in osservatorio antimafia. Sto nel frattempo guardando se ho altre notizie da potervi dare. Dunque, no, al momento non ho altre cose. Vediamo se abbiamo, ad esempio, delle ultime ore. Vediamo insieme di consultare qualche sito di AllNews, se c'è qualche ultima ora importante, poi passiamo all'ospite di questa sera. Dunque, c'è un nuovo allarme di Yahoo, cioè praticamente nuovo allarme da Yahoo. La società ha avvistato, scusate, la società ha avvisato gli utenti che potenziali attività di danneggiamento del loro account potrebbero essere state condotte tra il 2015 e il 2016. La notizia arriva a pochi mesi dalla conferma del maxi
dei maxi attacchi hacker del 2013-2014 che hanno esposto in totale 1 miliardo di utenti. Ancora da chiarire quanti utenti questa volta sono stati colpiti dall'attacco, che sarebbe stato condotto grazie a un cookie per bypassare le password di protezione. C'è sempre un bel punto di domanda su queste cose, onestamente, ecco, vi posso dire, meglio forse ritornare, non dovrei dirlo, ma però mi viene da dire proprio così, meglio ritornare carta e penna, insomma, perché figuriamoci, chissà poi come viene controllato tutto questo movimento di email, di informazioni online, figuriamoci. Ora è venuto fuori questo caso di Yahoo, ma io onestamente ho sempre avuto dei dubbi comunque. Diciamo che fosse un modo per poter controllare un po' tutti i cittadini. Non so, sarà motivo di approfondimento questo. Internet non è venuto fuori a caso, penso che insomma ci sia che qualcuno può trarre dei vantaggi anche in questo senso. Comunque andiamo avanti, vi diamo la nostra testata rapidamente. Ricordiamo a taglio primo 10 febbraio, giorno del ricordo, da Unione Italiana abbiamo pubblicato questo articolo, giorno del ricordo, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle loro terre, degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. Tale ricorrenza è riconosciuta ufficialmente dalla Repubblica Italiana con l'istituzione della legge 30 marzo 2004, numero 92. Dunque, poi l'articolo prosegue. A seguire abbiamo Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale, quello che viene dato anche sulle televisioni e radio terrestri, oltre che qui naturalmente a Radio Sirius, quindi sia TV che radio. E in questo caso abbiamo la testimonianza della signora Larissa dell'associazione Nova Armonia, che vi dicevo prima. Questo settimanale si intitola La drammatica situazione in Ucraina. Potete vedere delle immagini e poi quindi anche subito dopo l'intervista a Larissa. Poi abbiamo un comunicato stampa relativo alla Lega antivivisezionista Info. Come sapete, noi appoggiamo e diamo spazio a queste associazioni che difendono gli animali. Poi a proseguire, dunque, abbiamo altre informazioni sempre da Unione Italiana. In modo particolare vi segnaliamo questo a difesa dei programmi radio e TV Capodistria. Ci sono infatti purtroppo dei problemi. Vi invito a leggere quindi l'articolo di Unione Italiana. Quindi a seguire il importantissimo dossier di Antimafia 2000, attentato a Di Matteo, chi e perché vuole uccidere il PM di Palermo. Quello che vi ho prima dunque evidenziato quando facevo la rassegna sulla testata Antimafia 2000. Poi a seguire alcuni reportage tratti da Pandora TV in collaborazione con Pianeta Oggi TV. Poi c'è un'intervista a proposito di Antimafia. Siamo in tema nella trasmissione Osservatorio Antimafia, perché a taglio medio di pianetaoggitv.net abbiamo un'intervista esclusiva al storico collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo. Potete vedere quindi questa e ascoltare questa intervista che la dice lunga, mafia, massoneria, ecco queste cose qui. Poi a seguire ancora l'editoriale di Mario Albanesi dal titolo Trump e la NATO. Poi ancora altri speciali di Pandora TV dove fanno vedere le conseguenze dei vergognosi bombardamenti addosso agli obiettivi civili. E poi su un altro speciale, sempre tratto da Panorama TV, come la gente praticamente non crede alla presenza degli osservatori dell'OSCE, al personale dell'OSCE, che appunto c'è in particolar modo una signora che urla piangendo
come per dire, qui bombardano tutto e questi qui stanno qua a vedere e non, di fatto non fanno niente. I bombardamenti proseguono. Questa è un po' la situazione. Alle 22:16 siamo anche in ritardo perché dovremmo avere adesso in collegamento con noi praticamente la trasmissione. Insomma, c'è stato questo problema che mi sono trovato a sostituire due trasmissioni così quasi improvvisamente. E allora stiamo cercando un attimino di fare questo lavoro al meglio. Come vi ho detto tante volte, qui siamo in pochi, siamo io per quanto riguarda la parte informativa della redazione e Rosario Moreno per quanto riguarda la parte tecnica e cerchiamo di portare avanti il meglio questa informazione. È un servizio che facciamo pubblico, non abbiamo assistenti o segretari che ci possono dare una mano, facciamo tutto noi, a volte cerchiamo le notizie, come sentite, anche in diretta. Perché siamo dei freelancer, praticamente questo lavoro lo facciamo proprio come puro volontariato. Dunque, quindi ci scuserete se a volte ci sono delle pause, c'è un attimo di incertezza perché appunto dobbiamo fare tutto nello stesso tempo, però il risultato c'è. L'informazione viene sempre data, i settimanali vanno sempre in onda puntualmente e quindi noi andremo avanti ugualmente. Adesso giriamo pagina perché entriamo a parlare del problema, diciamo, ambientale. L'uomo di questo pianeta purtroppo non ha capito che non deve inquinare l'aria che poi deve respirare, non ha capito che de non, de non deve inquinare l'acqua che poi deve bere, non deve inquinare la terra perché dopo il cibo lo deve mangiare e quindi non deve insomma distruggere il territorio perché poi ci sono anche altri problemi, cioè se noi rendiamo ad esempio un territorio impermeabile, sempre più impermeabile con le cementificazioni, succede anche che l'acqua entra in casa, entra negli scantinati. Ma poi c'è di peggio, entra nei sottopassaggi che diventano come casse di espansione e magari scappa fuori il morto, come è già successo. Quindi feriti, morti, danni ingenti e ancora non lo si vuole capire che il terreno deve avere un suo equilibrio perfetto. L'uomo dovrebbe preservare questi valori, dovrebbe semmai perfezionare il proprio ambiente dove abita e non invece distruggerlo. Vi faccio un esempio. Andiamo su una zona molto delicata, come potrebbe essere la Gronda Lagunare, o meglio ancora, qualche centinaio di metri più all'interno, qualche chilometro più all'interno, verso Treviso, dove abbiamo la zona dell'Interveneziano, l'aeroporto Marco Polo, la città di Mestre, tutte le varie poi cittadine e paesetti satellitari a questo centro di Mestre, che in alcuni punti, pensate, il terreno è più basso rispetto al livello del mare. Ecco, qui in questa parte della provincia di Venezia, ma anche in altre parti più a ovest, ecco, qui siamo nella zona nord-est ecco, della provincia, c'è un centro commerciale, potremmo dire quasi ogni chilometro. Quindi vi lascio immaginare, ecco, che tutto questo va contro a quello che ho detto poc'anzi. Allora, non a caso, noi abbiamo voluto chiamare in collegamento telefonico da quella zona una figura che potremmo dire quasi storica, che si è sempre dedicata alla tutela dell'ambiente dopo il grande allagamento del 2007, dove questa persona, poi vi dico chi è, questa persona ha avuto, pensate, l'acqua alta in casa che sfiorava il tavolo di cucina. Ecco, non vi dico poi nel garage, nelle altre stanze, i danni che ha fatto sui muri. Dappertutto. Dunque, abbiamo voluto proprio una persona, collegare una persona da quella zona dell'Interveneziano perché è una tra le più delicate d'Italia, comunque qui del nord d'Italia. Ecco, lui è Fabrizio Zabeo, rappresentante del comitato Lagatti di Fabaro Veneto Venezia, siamo a pochissimi chilometri dal centro di Mestre, a circa un quarto d'ora scarso da Piazzale Roma, cioè da Venezia. Io vorrei capire un attimo cosa è stato fatto in questa zona. Ad esempio, siccome io so che è una zona anche
ricca di fossati, o comunque lo era, ecco. E sì, negli anni, diciamo, precedenti, era praticamente regolata proprio da questi fossati e tutto andava bene. Poi c'è stato, come dire, lo scassamento, possiamo dire così, del territorio, con problemi a non finire, allagamenti, danni e quindi poi naturalmente anche un forte malcontento da parte della popolazione locale. Dunque, io vorrei vedere intanto se è pronto, se la regia mi dà un ok, se è pronto il Ok, collegamento con Fabrizio è con noi. Fabio Veneto, con Fabrizio Zabeo, che saluto subito. Fabrizio è con Buonasera a noi. tutti, sì, ciao Massimo, sono qui in linea. Ecco. Benissimo, Fabrizio Zabeo, allora rappresentante del Comitato Legati di Favaro Veneto, tra altre cose anche collaboratore, se potremmo dire così, al processo del contratto di fiumi, che dopo spiegheremo che cos'è. So che avete avuto anche una riunione molto importante, un incontro più che riunione, un incontro anche con il pubblico molto importante a Mestre, al Candiani, ecco, poi ne parleremo. Innanzitutto, Fabrizio, noi abbiamo parlato anche poco fa di mafie, antimafia, legalità, eccetera, ma secondo te ti sembra che sia legale scassare un territorio in questa maniera, come a Mestre, ma non solo a Mestre, potremmo dire la stessa cosa si ripete a Padova e su tante altre città del Nord Italia, in modo particolare del Nord Italia, forse non so perché è pianeggiante, allora si va meglio a realizzare tutti questi centri commerciali, queste centrificazioni, strade inutili, eccetera, eccetera, dove praticamente abbiamo un centro commerciale quasi ogni chilometro, cioè ogni chilometro nasce un centro. Mi viene in mente ad esempio in Corso del Popolo a Mestre, l'ex deposito della CTV, dei mezzi dell'autocorriera di linee, che è stato tolto, e quello spazio hanno costruito un altro punto vendita, quando poco, penso a pochi centinaia di metri verso Piazza 27 Ottobre, lungo il Corso del Popolo, c'è un altro punto vendita sempre di alimentari, di queste cose qui, alla grande, voglio dire, ecco. Quindi, cosa ne sta succedendo? E secondo te è legale tutto questo? Diciamo che siamo riusciti a devastare tutto, non Ecco. c'è niente che si salva. Se qualsiasi argomento tu possa prendere in considerazione, tu vedi che c'è stato il degrado in 40 anni, io dico dal dopoguerra, va bene, dove tutti si sono messi a rifare qualcosa, va bene, a ripartire con entusiasmo anche. In questi ultimi 30-40 anni vediamo che abbiamo perso, se questo è il progresso, va bene, forse era meglio non fare nulla, ecco, nel senso proprio perché è stato devastante. Tu parli dei supermercati, guarda il lavoro adesso, abbiamo perso tutto, non c'è stato niente di vincente in questo modo di concepire il progresso. Certo. Nel territorio tocchiamo allora supermercati, tocchiamo le banche, tocchiamo il lavoro, tocchiamo la salute, non c'è stato niente, siamo tutti sì, abbiamo il riscaldamento, abbiamo l'acqua calda, abbiamo, ecco, ma in realtà secondo me la qualità di vita, cioè, ma vedo anche uno scontento, non vedo nessuno che sia contento di una situazione del genere nel 2017. Diciamo che Sembra quasi. forse sono contenti solamente pochi. Purtroppo sì, difatti la povertà è aumentata, la gente difatti protesta senza più neanche, probabilmente c'è anche un altro fattore che è arrivato a quasi quasi, cioè la poca sensibilità delle persone nel vedere, nel capire, va bene, cosa sta succedendo. Anche nella Infatti. legalità, io dico, anche non si capisce più niente, cioè le banche hanno fatto disastri e non troviamo i responsabili. Anche lì, secondo me, c'è
c'è una responsabilità generale di tutti noi che non siamo stati forse attenti. Ma cosa dovevamo fare? Allora, tornando anche all'ambiente, tornando siamo partiti sui mercati, partiamo alle cementificazioni, ci siamo trovati noi allagati, ma abbiamo visto che in 10 anni, va bene, il tempo si è modificato e c'è tutta l'Italia che fa acqua, da Sì. tutte le parti. Ecco, ma adesso torniamo proprio all'aspetto meteorologico. Le cementificazioni così inutili che abbiamo fatto, sperperando proprio. Invece di mettere i capitali, va bene, che c'erano, va bene, in cose diverse da quello che poteva essere il mattone, la cementificazione, le case, che ce ne sono di più di quelli che servono. Invece adesso manca il lavoro, i giovani, i nostri figli. Io sono figlio di un emigrato, sono nato all'estero. Nel 1953 non c'era tutto questo lavoro e si andava all'estero, quello che stanno facendo adesso i nostri giovani. Ma Sì, è lì una piaga purtroppo questa, ma c'è anche la usciva, politica, che ma vogliono questo si mandare i usciva, giovani in giro. ma si usciva da una guerra lì, purtroppo. E in questi 40 anni ne abbiamo prodotta un'altra di guerra, perché abbiamo il clima che vediamo. Cosa siamo riusciti a fare? Abbiamo sperperato i soldi, il debito è aumentato, l'ambiente è inquinato, il lavoro non c'è più, non so, non abbiamo fatto nulla di positivo, tocca dirlo, ecco. Dove eravamo noi italiani? Ma secondo te, Fabrizio, da dopo Mani Pulite abbiamo assistito a un pendolarismo, se così vogliamo chiamarlo, tra destra e sinistra. Destra-sinistra, allora io sono destra, sono più bravo di te. Quello della sinistra ti dice no, io sono più bravo io di te. E avanti di questo discorso. Alla fin fine, se noi tiriamo le somme, abbiamo un'Italia distrutta. Abbiamo addirittura che questi signori se la spassano ridendo piuttosto che farsi una seria riflessione su come abbiamo portato l'Italia. Perché sai, io guardo un po' i frutti di queste classi politiche alla fin fine. Ecco. Tutto quanto, tu? Massimo, sei in linea. Benissimo, allora riprendiamo nuovamente la trasmissione alle 22:41. Questa è Radio Science Network, emittente online che risponde al sito internet radioscience.it. Ci scusiamo per l'interruzione, praticamente c'è stato un problema tecnico, potremmo dire un blackout improvviso. E quindi ci siamo un attimino fermati. Beh, nel frattempo, insomma, ci siamo bevuti un caffè qui. Allora, è un problema indipendente dalla nostra volontà, quindi abbiamo dovuto attendere questi minuti tecnici per forza. Riprendiamo. Nel frattempo, ricordo che Radio Science va in onda su tutto il network a reti unificate, vale a dire che tutte le radio web a taglio locale sono collegate a quella che è la radio madre, Radio Science, vale a dire radiofavaroveneto.it, radiovaldichiana.it, poi abbiamo l'emittente Radio Reno Web di Caslecchio di Reno, poi abbiamo Radio Isso a Modena, Radio Sismondi Liguri Salgareda nella Marca Trevigiana e prossimamente ci saranno anche delle altre. Ricordo anche Modena Noi, da Modena. Ecco, in modo particolare questa emittente è specializzata nello sport. Dunque, adesso siamo tutti collegati, riprendiamo il discorso, stiamo parlando di ambiente, ambiente devastato, le conseguenze poi per i cittadini. Siamo in collegamento con una zona molto, diciamo, come dire, molto particolare, una delle zone molto delicate, tra le più delicate d'Italia, del nord Italia, mi riferisco all'Interveneziano, e proprio da Favaro Veneto
che ha vissuto nel 2007 un allargamento eccezionale, abbiamo al telefono Fabrizio Zabero, rappresentante del Comitato Lagati di Favaro Veneto, collaboratore anche poi del processo del contratto di fiume, che dopo parleremo. Ecco, si stava parlando con Fabrizio dell'importanza dei fossati. Siccome queste zone sono state particolarmente cementificate, ma non solamente questa, anche in altre parti d'Italia, in quale tutte le grosse città sono costruite strade a più corsie, strade anche inutili, centri commerciali uno vicino all'altro, in ogni chilometro c'è un centro commerciale, che poi alla fin fine tutto questo viene a svantaggio anche di loro, perché la gente si divide in più centri e alla fin fine in ogni punto vendita le persone sono poche che vanno a comprare, c'è un calo di pubblico, diciamo così, e di conseguenza già abbiamo una crisi notevole in questo paese, non si fa altro che come dire, amplificare il problema. Ma con questi benedetti centri commerciali abbiamo praticamente che il territorio diventa sempre più impermeabile, ed ecco che quando ci sono le forti piogge, le cosiddette bombe d'acqua, avete visto ad esempio a Genova cosa è successo, ma anche qui non è di meno, se si scarica una bomba d'acqua o più bombe d'acqua, come è già successo in altre parti d'Italia, avviene che questa acqua deve andare da qualche parte, quindi va a finire dentro le case, va a finire nei paesi più piccoli, magari che sono vicini ad un grosso centro commerciale, perché ovviamente quando costruiscono questi centri alzano il terreno e quindi alzano perché non, per non allagarsi, quindi dopo l'acqua scende e va a allagare le case storiche, diciamo, quindi danni a non finire, la gente che anche questo è un danno, perché la gente si stanca, si stressa, sta male, e per non parlare poi dei sottopassi, per esempio, che quelli diventano come case di espansione, ed ecco lì che ci può scappare anche il morto. Quindi centri commerciali, cementificazioni esagerate uguale a zero sicurezza per i cittadini, questo è da far emergere. Ma in modo particolare con Fabrizio volevo capire un attimo, ecco, l'importanza dei fossi invece, che sono stati appunto con questi centri commerciali sono stati asfaltati di fatto, per non parlare poi degli alberi buttati via, proprio senza, figuriamoci quanto verde è saltato, che poi il verde è anche importante per fare da filtro, per rendere l'aria, diciamo, più respirabile, più pulita, soprattutto alla luce di questi inquinamenti cittadini che proprio in questi giorni se ne è parlato in tutto il nord-est d'Italia. Ecco, si sta anche cercando di fermare il traffico perché appunto siamo di livelli molto alti, livelli preoccupanti. Ecco, io ho messo un po' di carne al fuoco, ecco, se così possiamo dire. Fabrizio, allora, emergono i fossati, l'importanza dei fossati. Ecco, dici qualcosa tu che hai vissuto l'acqua alta e sai quindi quanto è importante un fossato, e non solo, tutto il reportage che poi possiamo dirlo tranquillamente io e te abbiamo fatto per vedere lo stato dei fossati nell'interveneziano, risalire alla storia com'erano per capire come il territorio si regolava nell'antichità. Prego. Esatto. Ma sì, parto da un esempio perché sembra quasi banale parlare di un fosso, ma in realtà se guardiamo bene, facciamo anche l'esempio nel nostro corpo umano, dove i vasi comunicanti, le piccole vene che abbiamo nel nostro corpo umano che portano il sangue fino ai polpastrelli, faccio per dire, ecco, importantissimi, purtroppo non hanno un nome quei piccoli capillari, però hanno un'importanza tanto quante le vene principali, le aorte. Per dirti, i fiumi in proporzione sono tanto importanti quanto i fossati, anzi direi che i fossati hanno un compito enorme, che è quello di riportare tutta quell'acqua, va bene, in tutto il territorio, dividerla, e qui era magnifico il territorio in Italia, italiano, ma iniziando dai ruscelli, andando giù, va bene, avevamo un sistema
idrico in, naturale ed era in equilibrio. Ecco che i fossati, soprattutto per noi che siamo in pianura, erano importantissimi da una parte per portare l'acqua dove non c'era e per poter irrigare, dall'altra quando ce n'era in eccesso per raccoglierla e tenerla e un po' alla volta rilasciarla e a farla andare giù. Giù vuol dire sottoterra, dove poi con pompe, parliamo anche più già di 150 anni fa, si è iniziato a ritirarla su con i pozzi comunque naturalmente. Ecco. Ecco, questi sembra impossibile parlare di fossati e dire abbiamo iniziato a perdere tutto perdendo i fossati, perdendo il nome dei fossati anche, si è voluto. E questo è un discorso anche, bisognerà parlarne molto, ecco perché parliamo anche del contratto di fiume. Il contratto di fiume non è altro che un qualcosa che ci tiene uniti, parlo tra l'altro degli agricoltori, di chi lo usufruisce per svago, di chi lo usufruisce per pesca anche, di chi lo usufruisce per trasporto, perché i grandi fiumi noi non ne abbiamo di grandi, però in ogni caso 100-150 anni fa o quando c'era il Tino, quando c'erano i Romani, anche i canali piccoli erano usati per trasporto della merce, trainati, molte volte si usavano le sponde con i cavalli per trainare le barche un po' alla volta, va bene, e non c'erano i motori. Allora, ritornando ai fossati e il valore che hanno, io dico è immenso. Abbiamo perso i fossati e li abbiamo sostituiti con la rete fognaria, ecco, intubandoli in tubi piccolissimi, e ci accorgiamo poi che iniziano gli allagamenti. Perché? Perché in realtà abbiamo perso tutto un equilibrio e qui bisogna anche un po' mettere sul banco degli imputati i tecnici in Italia, perché i politici hanno devastato, ma i tecnici sono stati in silenzio e si sono lavate le mani, e probabilmente anche è un grande compromesso economico che ci porta, anziché come abbiamo visto, costruire lavoro e ricchezza, no, semplici mattoni, va bene, che diventano un peso enorme, e vediamo anche le banche dove hanno finanziato mutui inutili, costruzione di capannoni, centri commerciali che cominciano a essere anche loro in crisi, per forza, perché se tu non usi l'equilibrio, va bene, poi tutto va a scatafascio. Allora, ritornando ai fossati e al contratto di fiume, noi come allagati, come comitato allagato, che io dico sempre, la riuscita di un comitato è il fatto che lui sparisca, perché se sparisce il comitato vuol dire che il problema è stato risolto. Invece in Italia purtroppo i comitati sono duri a sparire, perché un comitato normalmente nasce tra cittadini per chiedere un qualcosa, per migliorare un qualcosa. Se non dico muore il comitato, ma svanisce il comitato, vuol dire che no, significa che il problema è stato risolto, e invece molto spesso il problema non viene risolto, anzi si aggrava, perché vediamo noi come comitato allagati, certamente nel 2006, 10, 11 anni fa e nel 2007 siamo stati colpiti pesantemente, ma erano 30 anni che vedevamo le nostre case allagate, certo una o due volte all'anno, pochi centimetri, ma sono devastanti lo stesso. Ma poi 10 anni fa abbiamo avuto veramente due, li chiamo allagamenti, perché fortunatamente noi non siamo in zone dove esondano i fiumi, perché siamo in piano e abbiamo la fortuna anche di non avere fiumi grossissimi vicini. Ecco, ricordiamo Fabrizio le date,
Era il 2007, a settembre 2007 l'allagamento quello più grande, poi ce n'è stato uno anche prima, mi sembra, a giugno. Allora c'è stato l'allagamento, dopo facciamo esempi parlando di centimetri, ma parlando anche di quanto uno si è trovato normalmente in casa l'acqua e anche di cifre. Allora nel 2006, il 17 settembre del 2006, abbiamo avuto un allagamento, ma sto parlando della terraferma veneziana, sto parlando della zona Mestre, ma per Mestre intendo tutti anche le frazioni limitrofe e neanche frazioni, perché parlo di 24.000 persone, per esempio a Favaro, sicché la chiamiamo frazione di Mestre, 180.000 persone, ma in realtà 24.000 persone, di cui 650 famiglie allagate, non sono poche, vuol dire 650 immobili che vanno sotto acqua. Esatto, Ecco, esatto. non stiamo, par stiamo parlando della terraferma veneziana, perché ecco, Sì, anche lei, l'interveneziano. l'inter veneziano, siamo in provincia, siamo in comune di Venezia, ecco, tanto per essere chiari. Pertanto nel 2006 a subire gli allagamenti del 2006 sono state in tutta la terraferma veneziana, va bene, 1.800 famiglie e aziende, 1.800, ecco, tra cui a Favaro, va bene, diciamo 650. Nel 2006, e qui faccio un esempio, a casa mia per esempio, se normalmente venivo allagato 2-3 volte all'anno con 2-3 centimetri, che sembra un nulla, ma devasta comunque, quel 2006 i centimetri erano 40 ed era arrivata l'acqua alla sedia. L'anno dopo invece un altro grandissimo allagamento, mai subito così importante, ecco, una concomitanza di fattori, quelle famose che le chiamano adesso bombe d'acqua, fu molto estesa perché c'è stato un nubifragio grossissimo che durò più di una giornata, dove pioveva di continuo e dove ci trovammo con l'acqua, faccio sempre l'esempio del mio scantinato, con 80 centimetri in questo caso, non parlo 8 centimetri, 40 centimetri l'anno prima, 80 centimetri dalla sedia eravamo passati al tavolo in un anno. Sì, Poi, mi ricordo perché ero venuto a fare le riprese lì. ed erano anni che noi si protestava e si diceva non è possibile che siamo invasi perché la nostra acqua non è acqua trasparente, acqua di campo, no, è acqua che di fogna, sono le fognature che rigurgitano, l'acqua è quella piovana, ma cadendo viene, invade anche le fognature e ritorna indietro, pertanto è un cocktail micidiale. Sì, è un po' una rete di acque miste, se non ho ben capito, lì nel Mestrino. Sì, ecco, diciamo è interamente, allora il nostro purtroppo, vedi la crescita delle città quando non è pianificata diventa un caos enorme, dove il primo problema è appunto il discorso delle acque. Sicché ci si ritrova in ogni caso che se in paesetti che nel 1965-70 avevano iniziato il boom economico e con la costruzione di case piccole con lotti da 400 metri quadrati dove sopra c'era la casa con quattro stanzette, ecco, Sì. ed erano 1.700 persone. Ci si ritrova negli anni 80-90 con delle lottizzazioni abbastanza selvagge, dove le fogne, le aste fognarie, la rete fognaria non è stata rispettata perché tanto e ci si allacciava e si continuava ad allacciare case a questa rete già insufficiente. Ecco, ci si ritrova poi negli anni 2000 e 2010
nel 2007 con il grande allargamento, dove in realtà il sistema fognario, parlo di Mestre e dintorni, è ancora quello di 40 anni prima, a parte le aste principali, le chiamano, a parte le strade principali, ma in realtà è inutile che io faccio per dire fogne principali, quando poi i laterali che entrano dentro 1500 metri rispetto a queste aste principali non sono collegate. Sì. Ecco, spero di essere stato, perché sono stato un po' tecnico, ma in realtà questi sono i motivi perché le nostre città o i nostri paesi vanno sotto acqua, perché in realtà si continua a costruire senza in proporzione portare i servizi, i sottoservizi, ma della rete fognaria ad ampliare, ecco, ad essere ampliata. Quindi abbiamo visto, sì, perfetto, abbiamo capito perfettamente, anzi ti ringrazio per questa spiegazione così dettagliata, semplice, che tutti riescono quindi a poi a crearsi la propria idea anche per quanto riguarda nella loro città dove ci stanno ascoltando. Quindi abbiamo capito, ecco, innanzitutto le cause principali, più che il maltempo, perché a tanti gli viene, diciamo, comodo dare la colpa verso l'alto, il maltempo, ma non è proprio così. Abbiamo capito quindi quali sono le cause principali che poi fanno scaturire tutti questi allagamenti, e quindi un po' la descrizione del territorio, quali potrebbero essere i problemi, quindi come dovrebbe essere invece gestito, eccetera. Quindi valutare bene quelli che sono i fossati, che appunto tu dicevi prima, Fabrizio, sembra che sia banale parlare di fossati, invece non è così, perché i fossati sono, come si può dire, sono il motivo, la soluzione principale per far sì che non ci siano gli allagamenti, perché loro portano via l'acqua, piuttosto che contenerla l'acqua con delle casse di espansione, meglio ci sono dei fossati puliti, efficienti, che portano a valle il più possibile l'acqua. Ecco, questo. Ma che la trattengono, che anche la trattengono, cioè è un contenitore che può espandersi, va bene, un tubo non si espande mai. Esatto, un tubo, sì. Ecco, mentre un fossato, lo vediamo, ha la possibilità di espandersi, e comunque in ogni caso un conto è allagare un campo per 5-10 ore, 2 giorni, un conto è allagare una città. Ecco, addirittura sì. Se pensiamo che continuano a costruire le case sottoterra, e per quello poi diamo anche un altro valore che è molto importante al fossato. Il fossato ha un valore dove contiene biodiversità, dove contiene un sistema ecologico, ecco, sicché ogni qualvolta sparisce un fossato, innanzitutto facciamo del male al creato, ecco, perché tutte quelle creature, tutte quelle piante che ci sono, va bene, che vivono in simbiosi con quel fossato, vengono a sparire. Pertanto abbiamo tutto un biosistema, va bene, che viene a sparire, e l'abbiamo visto anche. Certo. Ecco. Certo. E questo è un valore che non stiamo a parlarne, ma è un valore importantissimo che viene perso, e lo vediamo nelle nostre campagne. Dopo non parliamo di siepi, non parliamo che la terra comunque assorbe e filtra in ogni caso, e poi ce la restituisce filtrata l'acqua, ma lì andiamo proprio nella devastazione completa. Ecco, allora lì l'uomo dovrebbe guardarsi dentro e dire: ma cosa abbiamo fatto di buono in questi ultimi 50 anni per i nostri figli o per i nostri nipoti? Per i nostri nipoti, dico, cosa abbiamo fatto di buono? Nulla, mi tocca dire nulla. E allora faccio tanto per dire: abbiamo tutti un po' di colpa, ecco, certo, perché non abbiamo partecipato. Ma anche io ho notato, per esempio, proprio lì nella tua zona, parlavo con un giovane qualche tempo fa, e gli ho detto: ma vai anche tu per caso
alla riunione dove parlano dei problemi, eccetera. E lui mi ha risposto, no, tanto una risposta di comodo è, si è capito. Però la risposta è stata questa: no, no, io non vado perché tanto non si conclude niente, è tutto inconcludente, io Ecco. piuttosto me ne vado al mare che ci guadagno di più. Ecco, quindi c'è anche Vedi. l'indifferenza delle persone, magari ecco, questo non ha avuto l'acqua proprio in casa, ma gli è arrivata, mi ricordo, so che gli era arrivata vicina. Però ecco, se invece gli entrasse in casa e gli arrivasse sul soffitto, vedrai che dopo sarebbero loro a organizzare N incontri con le istituzioni perché hanno una fifa tremenda. Ecco, purtroppo non si capisce che è una pecca, è un difetto dell'essere umano che finché non batte la testa non reagisce. Io invece sarei dell'opinione piuttosto di prevenire in modo Sì, da è questo, e evitare. infatti, Ecco. e infatti vedi che la protezione civile invece in questi ultimi 20 anni è diventato un qualcosa di oramai insufficiente a quello, poverini, fanno veramente salti mortali e miracoli, ma è insufficiente rispetto a quello che ci sta accadendo, nel senso che abbiamo devastato talmente tanto che e meno male che ci sono e si sono organizzati, ecco. Però è come dice, un euro di prevenzione ne praticamente ce ne fa risparmiare 10 poi di catastrofe. È la stessa cosa che è successo qua. Avevo detto che ci facevo cifre. Allora, nel 2006 eravamo in 1800 allagati nel comune di Venezia. Parlo terraferma veneziana, non parlo dei veneziani puri che vengono allagati dall'acqua alta, ma noi Certo. ce l'abbiamo anche qua e peggio ancora è di Fonia. Sì, ecco, Nel 2007, hai fatto bene a specificare per chi ci sì, segue da fuori. perché sì, Prego. perché in effetti il veneziano anche convive, è acqua marina comunque. Ma convive da sempre e comunque riesce anche, in ogni caso è riuscito a difendersi, a parte in certi eventi che lì abbiamo conosciuti, ecco. E nel 2007, poi, come ti dicevo, che nel mio scantinato dai 40 centimetri mi sono arrivati 80 centimetri di acqua, 80 centimetri di acqua, non c'è neanche stivalone quello che puoi mettere in vita, completamente, capito, che ti faccia camminare nell'acqua. Certo. Ecco, lì sono stati 6.500 famiglie, tra famiglie e ditte, società, essere allagate e abbiamo avuto 40 milioni di danni, ma in realtà sono stati 40 milioni buttati via, 40 milioni di euro buttati via in un giorno per allagamenti dove se si investivano quei soldi avremmo potuto avere un impianto idrovoro, va bene, modernissimo e che avrebbe comunque potuto assorbire e difenderci da un evento, dallo stesso evento, nel senso che se li avevamo, invece che buttarli via, quel famoso 26 settembre 2007, siamo stati allagati in 6.500, abbiamo buttato via 40 milioni di danni, sai quante automobili sono state buttate via, elettrodomestici, di tutto, ecco, senza avere nessun guadagno. Ecco, noi avevamo un'idrovora che in ogni caso un evento del genere l'avrebbe sopportato. Ecco, Certo. tanto per farti l'esempio di come poi dovremo pagare 10 volte di più un qualcosa che non si è fatto e siamo in ritardo con tutta l'Italia. Ecco perché il contratto di Fiume è una grande opportunità che noi abbiamo visto ed è un qualcosa che in Europa esiste comunque da 20 anni. In Francia, per esempio, i contratti di Fiume cosa sono? Abbiamo visto perché i fiumi, perché i fiumi, a parte l'importanza enorme, ma anche possono diventare micidiali, soprattutto quei fiumi torrentizi, ma ne abbiamo anche moltissimi in Italia, abbiamo visto anche, e quando esondano portano via le case, proprio le portano via perché, ecco, e poi fanno veramente morti.
Il contratto di fiume cosa fa? Innanzitutto ricrea la sensibilità nella gente, nell'ambiente, nelle persone. Il fiume, noi in Italia abbiamo girato le spalle ai fiumi. Il fiume l'abbiamo usato, degradato e quasi nascosto, intubato, sotterrato, inquinato, e pertanto abbiamo girato le spalle al fiume. Invece il fiume era una grande, un grande dono, qualsiasi fiume è un grande dono, prima di tutto perché l'acqua è vita, e secondo invece noi l'abbiamo usato più che altro per scaricarci qualsiasi cosa. Mentre allora, tornando al contratto di fiumi, che è qualcosa di innovativo che sta nascendo, ma sono già 5-6 anni che lo portiamo avanti qui in Italia, e dico anche agli radioascoltatori di andarsi a vedere in internet cosa sono i contratti di fiume, vedere se attorno alle loro città sta nascendo un contratto di fiume, che non è altro di riportare e dare un'importanza al fiume e riguardarlo, anziché voltargli le spalle, riguardarlo e vederlo com'è. Ma nei vari punti di vista, dal punto di vista, io lo dico, della sicurezza idraulica, dal punto di vista ambientalista, delle acque, vediamo cosa sta nascendo nel Vicentino, che stanno buttando dentro le acque di tutto, e poi troviamo che la popolazione sta bevendo, diciamo, quell'acqua che anche se filtrata dalla terra, ma se butti dentro un mucchio di cose chimiche, poi passano attraverso e bevi anche inquinato. Ho sentito dei telegiornali, infatti, è veramente, ecco. Cioè, no comment, non sappiamo cos'altro. Ecco, e allora anche quel valore, il contratto di fiume, noi stiamo facendo il contratto di fiume Marzene-Goselino, che non è altro che il fiume che passa per la nostra zona, va bene, e ha è circa 40 km di lunghezza, e noi vediamo che questo contratto di fiume, che non è altro che un patto tra associazioni, tra i comuni che lo attraversano, tra i consorzi che amministrano le acque, i consorzi di bonifica, tra gli agricoltori che ne prelevano l'acqua, tra anche chi invece l'acqua la usa per diciamo buttarci, sperando che siano non inquinate le acque di lavorazione di certi, anche di certe aziende agricole, ecco. Insomma, ognuno, tutti soggetti che hanno comunque un qualcosa da dire con questo fiume, anche il cittadino qualsiasi che fa la passeggiata lungo l'argine, il pescatore, il contratto di fiume. Motivo anche scolastico, di studio per gli studenti. Sì, un motivo per iniziare, va bene, a riportare il fiume a quel decoro e a quella importanza o valenza che dovrebbe avere normalmente. Certo, quindi con la sua ricchezza di importanza, quindi anche motivo. Quel dono che ci è stato fatto, perché il fiume ha dato la vita alle città, esatto. Perché senza quel fiume, senza quell'acqua, non ci sarebbe stata vita. Ecco, questo è importante. Questo aiuta anche noi, Comitati Allagati, a tenere la sensibilità per quanto riguarda l'aspetto idraulico. Certo, questo dovrebbe anche, penso, dirlo nelle scuole, cioè ricordo anche proprio lì a Favaro Veneto c'è stato anche qualche ci sono state delle iniziative su questo, portare i ragazzi, i bambini, proprio a livello di bambini, proprio, cioè ad esempio nelle campagne, nei boschi circostanti, abbiamo infatti il famoso bosco di Favaro Veneto, proprio per insegnare
cosa dà la natura, l'importanza di una natura rispettata, eccetera, eccetera. Siamo fuori tempo massimo, Fabrizio, però volevo solamente lasciarti un minuto come conclusione dicendo questo. Allora, abbiamo capito per un po', abbiamo un po' analizzato le cause degli allagamenti, come dovrebbe essere gestito il territorio, l'aiuto che può dare questo concetto, questo discorso, questa potremmo dire politica, politica concreta del processo dei contratti di fiume. Dunque, sì, possiamo anche dire che nella zona di Intervenziano qualcosa è stato fatto dopo il grande allagamento del 2007 con il commissario straordinario, quindi potenziato l'idrovere, fatto dei pettini, ecco, però c'è ancora tanto da fare. E aggiungo un altro però, che è scritto in rosso, se vogliamo dire. Nella zona che è molto delicata, penso sia la più delicata di tutto l'Intervenziano, mi riferisco dove c'è l'aeroporto Marco Polo, lì vogliono creare una metropoli, adesso sintetizzando perché il tempo non ce n'è, quindi un campo da calcio, alberghi, l'alta velocità, eccetera. Lascio immaginare gli ascoltatori che danno che ci sarebbe al territorio. Ecco, quindi questa è la prospettiva. Ecco, a te l'ultima parola, hai un minuto. L'ultima parola è che in realtà vanno a costruire tutto quello che hai detto tu, va bene, cioè praticamente un'altra città in una zona depressa altimetricamente, cioè lì in quella zona dell'aeroporto, va bene, era una barena vuol dire è un lago asciutto in pratica, nel senso che siamo a 175 centimetri sotto il livello del mare, lì è l'unica zona nostra, perché che è come l'Olanda, e guarda caso è una delle zone che era rimasta non urbana. Adesso hanno deciso di quadruplicare l'aeroporto, pertanto dovranno portare non so quanti e quali materiali per imbonire un qualcosa che è sotto 175 centimetri sotto il livello del mare, ecco, e difatti era una barena ecco, prosciugata. E allora non abbiamo capito niente, cioè si continua in ogni caso a devastare in questa maniera, nel senso che ma non puoi costruire, non puoi dirmi allora che sei attento a come si fa le cose quando vuoi a tutti i costi costruire sotto il livello del mare. Certo. La prima volta che con un fiume vicino e con anche direi Altino è una zona, va bene, archeologica, ah, sì, vicino, va bene, dove vorrebbero addirittura arrivare e passare con le piste. Io non voglio dire, ma allora non abbiamo capito niente, cioè l'uomo continua a dire ma io sono capace di fare tutto. Sì, tanto. Anche in Giappone pensavano di sfidare la natura creando una centrale atomica a ridosso del mare, ma sì, perché così avevi l'acqua disponibile, così avevi l'acqua disponibile tanta quanta ne volevi per raffreddare, ma poi un bel giorno quando la natura si risveglia perché fa uno starnuto, va bene, ti ritrovi che hai costruito una cosa. È la stessa cosa qui dell'aeroporto, non si può costruire dove non si può costruire, no, l'uomo fa di tutto, l'uomo sa fare di tutto, certo, soprattutto farsi del male, ecco, sì, in senso generale. Ah beh, guarda, io concludo così. Certo Fabrizio, per completezza ho nominato prima Fukushima, cioè col discorso dell'incidente nucleare dovuto a quel fortissimo sisma, la natura, madre natura, ha voluto dimostrare a un paese tra i più, come dire, altamente tecnologico, tra i più sviluppati da questo punto di vista, tra i più sviluppati a livello mondiale, che contro la natura non c'è niente da fare. Questi signori che continueranno a deturbare il territorio, sai, chi semina raccoglie, chi semina cose negative raccoglierà anche frutti altresì negativi.
e poi prima o poi risponderà anche a qualcuno di aver distrutto, come dire, il creato, ecco, perché parliamoci chiari, no? Visto la gente va a messa tutte le domeniche, eccetera, poi esce fuori e fa l'esatto opposto. Cerchiamo di concretizzare quello che viene anche detto, cioè non voglio dire, alla fin fine qualcuno risponderà alla distruzione del creato e allora per questi signori sarà stridordi denti. Alle 23:18 io direi di terminare qui. Grazie Grazie, moltissimo a Fabrizio grazie a Zabeo. voi, grazie a voi, grazie mille e andremo più nel dettaglio, ecco, del contratto dei fossati, ecco. Assolutamente Va sì, anche bene. perché tu sai che abbiamo in mente dei progetti molto importanti con la vostra zona e quindi si parlerà forse anche di un media indipendente che farà poi parte sempre di RST del nostro circuito Radio Science Network. Già possiamo dire esiste Radio Fabbro Veneto e quindi potrebbe essere quello il media che metterà le antenne ancora più alte. Per, come dire, controllare il territorio, un territorio, ricordo a tutti coloro che ci seguono da fuori ambito regionale, che è molto delicato, tra i più delicati a livello nazionale. Grazie ancora Fabrizio per queste Grazie mille a spiegazioni, tutti voi. anche perché so che hai avuto una giornata abbastanza dura oggi e quindi un doppio grazie. E io ringrazio anche i nostri ascoltatori per averci seguito, la regia centrale di Rosario Moreno, direttore editoriale di RST Radio Science TV. Dunque, dalla redazione di Radio Science è tutto per Osservatorio Antimafia, condotto dal sottoscritto in sostituzione ad Antonella Intranò e Ugo Lombardi. Questa situazione comunque andrà avanti anche per le prossime settimane finché non si sbloccano determinati problemi tecnici. Nel frattempo vi do una buonanotte e soprattutto un buon proseguimento con la nostra programmazione. A presto.